Lady Gaga, Radio Kiss Kiss, Marco e Gioco, voi attenzione, sì. Però sappiamo che tra poco partirà quel festival incredibile che è l'Oktoberfest. Sì, questo weekend io c'ho impegni e quindi... Vai? Beh, mi piacerebbe... sei mai stato? No, no. Porca miseria, mi giro un po' le palle perché effettivamente è un, come posso dire, è uno di quei festival che attrae migliaia e migliaia, decine di migliaia di appassionati a tutto il milioni, mondo. Milioni, miliardi. Milioni mi sembra un po' A questo troppo. Punto parliamo di questo con un esperto di birra, uno 00K proprio eccezionale. Infatti lui si chiama 00K Marco e addirittura ha aperto un sito dedicato alla birra, Mondo Birra. Pronto Marco? Pronto, ciao a tutti. Ciao. Allora, senti, questo Oktoberfest che parte questo weekend, è o non è il, diciamo, la festa più importante della birra? Beh, sicuramente a livello mondiale è la festa più frequentata, perché penso ogni anno ci sono circa 6 milioni di visitatori. Hai capito, tutti, miseria. Questi giorni. Comincia questo weekend il 19 settembre e sempre intorno alla oltre la seconda settimana di settembre, infatti Oktoberfest comunque ricorda anche il mese di ottobre, infatti si conclude poi all'inizio di ottobre, quest'anno il 4 ottobre. Ecco, tra l'altro immagino che vivere a Monaco di Baviera in questi giorni sia veramente impossibile. Sì, è veramente impossibile e c'è anche nel nostro sito c'è anche una webcam che ogni anno punta sulla piazza principale di Monaco. Ah, che bello! Così uno può assaporare l'atmosfera. Sì. Puoi vedere anche la differenza, magari di qualche settimana prima che è quasi vuota, in questi giorni pian piano si riempie di visitatori e turisti che vengono. Ecco, anche nord io Italia. Non ci sono mai stato, sono molto curioso, esattamente cosa succede? Cioè, è tutta la città di Monaco in festa o in realtà c'è un'area della città di Monaco adibita a Oktoberfest? C'è un'area che tra l'altro è un'area molto vasta e tra l'altro i posti a sedere non puoi andare lì e ti presenti ed entri, ma devi prenotarli via internet, devi prenotare un biglietto, diciamo, di ingresso via internet. Cioè come un club esclusivo? No, soprattutto per cercare di limitare l'accesso alla festa eccessiva di persone, quindi insomma, una festa un po' più organizzata, anche perché negli ultimi anni si è un po' commercializzato. Come sì, te. Una volta era un pochino più audace, ho ricordi di amici che insomma dovevano portarsi a casa i boccali di birra dell'Oktoberfest. Ecco, scusa, abbiamo la testimonianza in diretta del nostro regista, il Bollettini, che ha detto che è tornato praticamente storto, è svenuto, è svenuto. L'hanno trovato svenuto nella piazza principale di Monaco, l'hanno portato lì, l'hanno lasciato lì. Dicono che sia importante portarsi dietro, una volta tornati a casa, un boccale di birra per poter testimoniare di esserci stati, anche perché i ricordi saranno molto offuscati, immagino, dai fumi dell'alcol. Farsi una foto con le classiche donne che portano i mascrug, che sono questi boccali da un litro, perché lì non esiste la misura che c'è in Italia, da 20 centilitri oppure da... Sì. Lì hanno i boccali da uno. Esatto. Ecco, ma quanto pesano? Cioè, quanti ne portano per mano sti donnoni? Ne portano credo circa una decina, 5 almeno per braccio, li infilano nelle braccia e le portano, sono sempre abbastanza prosperose queste. Hai capito, ecco. Senti, ultima domanda, ma secondo te, tu che sei un esperto, fanno come nei locali qua in Italia, annacquano la birra o lì è pura buona? È difficile che facciano una cosa del genere, anche perché lì se ne accorgerebbero subito. In Italia adesso sta cominciando la cultura della birra. Ma figurati, il Bollettini che è svenuto, se gli davano anche dell'aranciata al posto della birra non capiva più nulla. Però volevo solo ricordarvi che per chi non può andare a Monaco, magari per lavoro, cioè, sono delle feste organizzate comunque in Italia che le ricordano le caratteristiche, sia come birra, sia come, diciamo, goliardia. Ce n'è una a Genova, tra l'altro in un locale famoso, ce ne sono anche alcuni nel centro Italia, e molte feste si ispirano come feste magari con delle birre italiane. Quindi insomma c'è modo di gustarsela. L'importante però è che non si esageri, o comunque se andiamo con degli amici uno rimanga astemio, sobrio, lontano dall'alcol. Ma per anche, poter anche più di uno per poter riportare tutti gli altri a casa in sicurezza, vero? Ti dico anche che questo problema volendo si potrebbe anche azzerare, perché sono molte le agenzie che organizzano dei pullman che portano direttamente a Monaco, quindi il problema... Quindi addirittura c'hai l'autista che ti scarrozza. Esatto, l'importante è che non beva lui. Perfetto, perfetto, ciao Va Marco, bene, grazie Marco, mille. Buona bevuta. Grazie, a presto. Ciao ciao.